Buongiorno allora, ragazzi, eh, anche, anche in Serie A si vedono delle belle partite, no? eh, ripeto, io ieri sono, mi sono divertito a guardare Napoli, la cosa che mi, che, mi, che mi piace e che vorrei vedere anche nella mia squadra, senza essere invidiosi, eh. io non sono invidioso, io ho tanti difetti ma non sono invidioso di nulla e di nessuno. Va sull'1-0 e Napoli continua ad attaccare. Non si accontenta del risultato, non si difende. Cerca il 2-0. Ed è quella la mentalità che io vorrei che io vorrei vedere. Scusate, che io vorrei vedere nell'inter purtroppo nell'inter c'è eh, c'è eh, un incubo che ormai è l'incubo di tutti i tifosi, è Steven Zambi. Stime Zang Ormai è l'incubo. Non, non esistono più i Suninger ormai è diventato l'incubo di tutti i tifosi dell'Iter. Perché tutti i tifosi del hanno capito che con lui ti andavi a schiantare contro un muro. Ma ripeto, come abbiamo sempre detto, quelli del CDA non sono pazzi, no? I signori che compongono il CDA del non sono pazzi, non vanno a schiantarsi contro un muro. Quindi è scontato ormai dire c'è il passaggio di proprietà in atto, no? Quindi eh, la nostra live, la nostra live la facciamo. È inutile fare live per fare visual, non è. Non... Mille persone in live facciamo una live su e poi non abbiamo grandi novità, ce le avremo fra qualche giorno soprattutto FMB che deve dire delle cose importanti. Quindi la stiamo organizzando, non vi preoccupate, no. non ci sono problemi. Siamo qui, ci abbiamo sempre messo la faccia per quello che poi riguarda diciamo l'andamento di questa squadra. Questa è una squadra costruita con la calcolatrice. Per non spendere nulla, con l'alcolatrice non serve nemmeno l'alcolatrice. Hai preso parametri zero e due prestiti quest'anno. L'anno scorso, uguale. Quindi eh, quando costruisci le squadre perché non puoi più spendere nulla, cioè ormai non, non puoi avere obiettivi, che obiettivi vuoi avere, ma nonostante tutto, io ti dico che l'Inter è una rosa e non può arrivare a 20 punti dalla prima. L'allenatore ha delle grandissime colpe e ha dimostrato di avere diciamo delle mancanze soprattutto a livello tattico è un allenatore che non cambia mai mai non cambia mai modulo è un allenatore che non si mette in discussione e soprattutto è un allenatore che non si fa rispettare guarda il rigore quando Lukaku si gira verso Izaghi e gli fa oh ma il rigorista sono io e i zaghi fa quindi questo allenatore non va bene ma non va bene più nemmeno, per... non andava più bene nemmeno per un Inter-Cinese, poi ora cosa vuoi esonerare? Cosa vuoi esonerare ora? Ora c'è poco da esonerare. Mancano due mesi e mezzo alla fine della stagione, cosa vuoi esonerare? Te lo tieni ormai, no? Sperando non ci faccia andare in Serie B, Dai. E che ci fa andare in Serie B in zaghi. Te guarda il campionato scarso, può succedere qualsiasi cosa oggi, ma comunque rimaniamo quarti, capito? Cioè, perché è un campionato ridicolo questo qui. È diventato un campionato vergognoso. È un cimitero degli elefanti ormai la Serie A. Per quello servono gli investimenti. Ed è per quello che il Napoli ha 20 punti dalla seconda. Perché il Napoli gioca proprio un altro calcio, gioca un calcio europeo. E... La... La... Ragazzi, ma... Ma ci vogliamo ricordare di come è stato trattato Spalletti all'Inter? Ci vogliamo ricordare. A Spalletti furono dati degli obiettivi che lui raggiunse. Basta, basta. Gli fu rinnovato il contratto. Dopo sei mesi fu lasciato a casa, motivo per cui lui ti ha preso fino all'ultimo euro e rifiutò anche l'offerta del Milano a 4 milioni. Te lo dico io, fidati come io ti dico, come io ti dico, qui posso fare anche nome e cognome perché lo posso fare come come a suo tempo ha riconosciuto Fabio Bergomi, noi esonerati siamo stati il primo canale su YouTube, io non lo dico mai, è successo il canale, i primi abbiamo detto solo noi, perché io non faccio calcio a mercato, non mi interessa, non faccio l'insider, io ho affrontato solo il discorso della nuova proprietà, ma perché lo so? Che non sono il solo a saperlo. Io ti dico una cosa che di cui, eh, ripeto, ha riconosciuto anche Fabio Bergomi. Noi su YouTube siamo stati i primi a dire che l'Inter era in vendita. Dopo tre settimane uscì l'articolo di Zazzanoi Come questo canale, contro tutti i canali grandi dell'Inter, compreso lo stesso Bergomi, se non sbaglio, Fabio, se sbaglio, correggimi. Noi, io ero l'unico a dire che Conte non sarebbe rimasto il terzo anno. Ero l'unico. Ero l'unico a dire che andale, tutti no, ma c'è 13 milioni, rimane. Addirittura parlavano di rinnovo, parlavano di rinnovo a Conte. Io prendevo gli insulti, ho preso gli insulti da tutti, ma Conte rimane, ma cosa dici? Conte via. Ero l'unico. E io non voglio, io non, non faccio calcio mercato, non, non sono un insider. A me piace parlare dell'Inter in generale quando sarà finita la storia della nuova proprietà a me non mi, dirà, non, non mi sentirai mai dire ho saputo arrivare il giocatore, anche, anche se le so certe cose ma non mi piace fare il calciomercato sparare le bombe perché tanto la figuraccia per quelli a sparare le bombe di calciomercato compresi quelli che lavorano in televisione è sempre dietro l'angolo ma io ti posso garantire come ti ho garantito che Conte andava via il terzo anno io ti posso garantire che Antonio Conte all'Inter non torna Te lo posso scrivere, Conte all'Inter non torna, anche perché anche perché se, torna, se tornasse Conte ma Conte non torna, Marotta va via perché Conte e Marotta non si possono vedere si sono sopportati per più di un anno in più ti ci metto anche Ausilio indipendentemente poi dopo da, dal discorso eh, delle eventuali critiche che possano piovere sull'operato di Marotta e di Ausilio, eh, ci mancherebbe Il pesce puzza dalla testa, il Cinese non ha più un euro da, da spendere da tre anni, non fa più le squadre per i giocatori e servono. Va a raccattare in giro ogni piattino, parametri zero, gente, gente che ha smesso. Abbiamo visto prendere Caicedo, Kolarov ragazzi, abbiamo visto proporre il rinnovo a Kolarov con questo presidente. Oltre a regalare uno scudetto, uno scudetto al Milan, perché a me, Conte, non piace assolutamente come allenatore, né come uomo né come allenatore. Ma qualora fosse rimasto Conte il terzo anno, lo scudetto che Inzaghi ha regalato al Milan. Conte lo vince con 10 punti di vantaggio, magari non ti avrebbe passato il turno in Champions League, ma ti avrebbe portato la seconda stella. Io di questo ne sono convinto. Ma contro l'Inter non tornerà mai non torna. Sono tutte cavolate. Per chi vi dice Pitus parecchi, poi fanno un altro errore. Questi sono parecchi, sono personaggi che non sanno nulla perché Pitus era un dipendente dell'inter Pitus non fa parte della squadra di conte Pitus era al libro paga dell'inter poi se ne è andato via Real parecchi associano nello staff di conte Pitus non avete capito nulla Pitus era un dipendente dell'inter non c'entra nulla con lo staff di conte lo pagava l'inter a sé stipendio dell'inter dipendente dell'inter parlate a vanvera non lo sapete chi vi dice torna conte vi dice una grandissima cazzata perché te lo ripeto: se torna qualora tornasse, ma non torna. Conte te lo posso scrivere come quando ti dicevo che andava via perché lo so. Dove va Marotta? Perché Marotta a un con conto non ci lavora più. Non si salutavano nemmeno. A Sky facevano vedere, faceva vedere filmati. Che addirittura, che, che Marotta tende la mano. Conte non gliela dà. Ma cosa state dicendo, Conte all'Inter? Ma no perché non mi piaci. Ma poi per vedere cosa conti all'Inter, per vedere per lo scempio che hai visto in Champions contro il Milan, per vedere che, per vedere un calcio anni 70, per cosa la seconda stella? Sei sicuro che lui ti porta la seconda stella? Io sono sicuro che lui ti portava la seconda stella due anni fa, ma non so mia se, se ora è ancora in grado di portarti la seconda stella. che ovunque va a saltare gli spogliatori all'Inter ci sono ancora 5-6 giocatori, non lo potevano vedere più. Ma di cosa ragioniamo? E Marotta, dove lo metti? E poi cosa riproponi ai tifosi dell'Inter? Conte? A un 50% va bene, ma a un 50% non lo vorrebbero vedere più nemmeno dipinto su un muro. Ma di cosa vogliamo ragionare? Ma poi con queste minestre riscaldate, vedi anche il ritorno di Mancini? Bisogna farla finita. Bisogna saper girare pagina nella vita. Dove è scritto se te ti sei trovato bene o quell'allenatore ti ritrovi bene un'altra volta? Gli allenatori vanno e vengono, è l'iter quella che rimane. E Conti è l'iter, te lo dico io, non ci torna. Perché sono informato io su Conte, vai tranquillo. Come quando dicevo che andava via, e tutti no, rimane quell'altro, rinnova. Canali da 40-50.000 iscritti, ma di cosa vogliamo ragionare? non stanno parlando con Conte stanno parlando con altri allenatori e poi le minestre riscaldate personalmente a me mi fanno schifo soprattutto nel calcio non sanno di nulla ormai è andata quella cosa lì è passato, ha fatto un bordello della madonna ma cosa vuoi riprendere? ma la dignità ma la dignità dove? ma chi riprende Conte per fare il che? non torna Conte Vogliamo fare una scommessa. Conte non esiste il ritorno di Conte all'interno ma non te lo dico perché mi sta sui coglioni. Perché è così. È come quando ti dicevo che va via e io ti dico non torna. Ci sono allenatori molto più bravi che guadagnano meno di Antonio Conte. Ma molto molto più bravi. Perché il calcio si evolve. Che Conte è uno come i zaghi, 3, 5, 2, e pedalare. Bum, 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 non vanno più bene questi allenatori qui vengono ricettati dai top club servono allenatori con idee nuove che riescano in determinate circostanze a mettersi a disposizione dei calciatori ma servono anche allenatori che sempre in determinate circostanze riescono ad adattarsi anche all'avversario non ti dico sempre io non ti dico un allenatore deve fare la formazione in base all'avversario ma a volte serve anche quello e Conte, Inzaghi Allegri, no Allegri forse ce l'ha attivamente, Allegri Allegri sarà come sarà perché poi, ecco su Allegri Marotta, perché prende Conte se proprio lo vuoi sapere perché non riesce a prendere il suo preferito ed è venuta fuori questa storia sette mesi fa. Addirittura, Allegri firma un precontratto con l'Inter. Il preferito di Marotta era Allegri, non era Conte. Marotta va a prendere Conte che dopo il disastro del Chelsea, dopo il licenziamento di Abramovic. Sta a casa un anno e mezzo e l'unica offerta che Antonio Conte è quella della Roma. Arriva il cinese di un allenatore che ormai era ricettato a tutti i top club e gli dà 12 milioni. Siamo stati noi a farlo risplendere, quell'allenatore, perché già tre o quattro anni fa era finito, non c'era nessun top club che lo voleva. Infatti, dopo l'Inter, dove è andato? Non mi sembra sia andato al Manchester United, al City, al Paris Saint Germain, al Real, al Barcellona, al Bayern Monaco. Non mi sembra Dov'è andato Antonio Monte? Ma non vogliamo far finita un parrucca e guardiamo avanti. <ride> Ciao, vite.